Eccoci, siamo di nuovo online e siamo con Enzo Iori, che è dell'Hotel Rita di Canazei, titolare. Buongiorno Enzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, è importante sapere anche dalle tue zone in Val di Fassa com'è la situazione. Adesso la situazione è molto tranquilla da quando si è chiuso forzatamente il 10 di marzo. Insomma, i problemi ci sono stati perché chiaramente c'era tanta gente da tutte le parti del mondo, quindi ci sono stati diversi contagi qui anche a Canazei, in Val di Fassa. Devo dire che dalla chiusura siamo stati tutti molto, molto diligenti perché non si vedeva un'anima in giro, tutti a casa, quindi veramente non ci sono state problematiche in questo senso, e difatti si è visto anche i risultati. Insomma, nelle ultime settimane si è fermato decisamente anche appunto i contagi, perché chiaramente avendo chiuso il 12, 10 di marzo, 13, 14, fino a fine marzo ci sono stati parecchi casi appunto di chi ha preso il virus e che contagi vari. Poi devo dire, insomma, dai primi d'aprile, da Pasqua in poi, si è tutto molto calmato. Adesso sta riprendendo un po' le attività perché è tutto fermo, quindi si vede un po' di movimento per quelli che gli artigiani o quel movimento lì, ma se no per il resto è ancora tutto chiuso. Quindi devo dire è un mese e mezzo che siamo tutti in casa, e adesso forse, insomma, da oggi, poi oggi purtroppo è brutto tempo, abbiamo avuto un mese di aprile stupendo e oggi è il primo giorno che si poteva andare a fare una corsetta fuori, invece piove, quindi è brutto. Però dai, ci stiamo, dopo il primo momento un po' così di disorientamento e un po' di stare in casa anche di tranquilli, adesso si incomincia a muoversi anche all'interno delle strutture, di mettere un po' a posto per quello che si può, manutenzioni varie, e speriamo di poterci preparare per la solita estate. Non sarà la solita estate, però per la stagione, insomma, che sia da metà 20 giugno, fine giugno, speriamo che si possa ripartire. C'è stato un po' di maretta per un, diciamo, servizio sul telegiornale nazionale, appunto sulla zona di Canazei, che non era proprio pertinente. Ma assolutamente, hanno fatto, non si è capito, appunto è uscito sabato, abbiamo avuto i problemi perché tanto si vedono, insomma, con internet si vede tutto, abbiamo avuto parecchi contagi a Canazei e anche Campitello, tra i più alti forse in base al numero di abitanti, però è stato fatto, come dicevo, siamo tutti stati molto diligenti e a casa, quindi non è andato oltre. Una volta esaurito il primo lancio probabilmente di contagiati, dopo è andato a esaurirsi, adesso è fermo da parecchio tempo, quindi è tutto sotto controllo. Sono usciti con questo servizio di Rai 1 su 2 TG1 al pomeriggio, all'1:30 anche la sera, dicendo anche cose non veritiere, servizi non veritieri, perché hanno fatto vedere con i cannoni che igienizzavano le strade, e era un servizio, lo stavano facendo a Selva di Valgardena. Qui sono venuti, hanno fatto parlare anche il sindaco e un'altra persona, mandando in onda quello che hanno voluto, ma non no niente di reale, parlando anche di problemi con la casa di riposo che è a Vigo di Fassa, che è l'unica in tutto il Trentino che non ha avuto neanche un caso di coronavirus, quando le altre, sia in Trentino che in tutta Italia, sono state purtroppo martoriate, e invece hanno generalizzato dicendo che anche quella ha avuto problemi. Cioè, non è vero. Quindi la giornalista veramente e chi ha fatto i montaggi hanno fatto una cosa veramente scorretta, e non si sa per quale motivo, perché comunque il problema è generalizzato, e farlo anche in un momento come questo, in cui la situazione è da 3 settimane buone, che è in netto miglioramento, anzi direi ottimo, perché come dico, siamo stati tutti molto diligenti a casa, vedendo quello che erano le indicazioni, quindi abbiamo usato un senso civico perfetto rispetto a quello che erano le indicazioni. Nessuno si è spostato da Canazei, andare a Pozza di Fassa, Moena, siamo rimasti nel proprio comune, a parte eravamo anche controllati continuamente, però nessuno si sarebbe mai aspettato di andare o fare cose diverse da quelle che erano state premesse, insomma. Quindi devo dire, il servizio è stato, come dico, scorretto anche nei contenuti, perché non veritiero, probabilmente si sono anche informati male, hanno mandato in onda quello che hanno voluto, quindi il massimo della scorrettezza, credo, non sicuramente un servizio valido, ma in questo momento probabilmente anche il giornalismo e le notizie sono da prendere tutte con le pinze, perché si vede che ci sono notizie
alla mattina di una cosa, pomeriggio dell'altra, e quindi è tutto molto problematico, devo dire. Quindi speriamo che si risolva di voltare pagina, insomma. Ecco, tu con il tuo hotel, i tuoi dipendenti, hai usufruito della cassa integrazione, hai dovuto fare dei licenziamenti, erano stagionali, quindi si interrompeva il rapporto di collaborazione? Sì, chiaramente è stato un licenziamento anticipato, chiaramente abbiamo come tutti gli alberghi contratti stagionali, anche in base all'andamento si può anticipare o posticipare la data di licenziamento, è stato fatto quello perché bisognava più o meno chiudere a fine marzo, quindi si è anticipato alla metà di marzo anche i licenziamenti, poi loro sono andati tutti comunque in disoccupazione, c'è stato anche questi 600 euro famosi di integrazione, quindi tutto sommato ce la siamo cavata. Adesso vediamo, io spero di riuscire a aprire per l'estate quanto prima anche per i dipendenti, di poterli assumere, quindi anche per loro non sarà una stagione probabilmente eccezionale, però speriamo di poter aprire 20 giugno, fine giugno, più o meno era quella la data prevista, speriamo che con le nuove disposizioni si possa spostare tra regioni si possa fare quantomeno una stagione, quindi si riuscirebbe anche per i nostri collaboratori che vengono abituali di poter dare dal lavoro a loro, a noi, come dico, anche se non sarà una stagione ottimale, però di poter mantenere le aperture e anche i clienti, le prenotazioni già in essere, i clienti abituali e un po' tutto, quindi speriamo che vada tutto come sembra in miglioramento, insomma. Ecco, volevo chiedere per quanto riguarda diciamo un'imminente fase 3, parliamo di metà giugno o i primi di luglio, no? Dove ci sarà la riapertura totale, quali sono gli accorgimenti che pensate di prendere nella vostra struttura, sia nei confronti dei clienti anche del personale? Ma hanno dato proprio lunedì sera una prima bozza di disciplinare dalla Federalberghi proprio da Roma, e che adesso andrà affinata, che l'hanno, quindi hanno mandato una trentina di pagine di decalogo di quello che bisogna fare, che è tutto abbastanza, insomma, mascherine, guanti, igienizzazioni di tutti degli ambienti, no? Quindi un po' tutto quello che è questi plexiglass tra una persona e l'altro, tra un tavolo e l'altro, non sono menzionati, quindi non penso, una volta che rimane, parlano molto di questo metro di distanza tra una persona e l'altra, e chiaramente di avere un saluto meno caloroso rispetto al solito, quindi senza mano, baci, quant'altro, però e avere questa distanza tra le persone, anche per i dipendenti, usare le mascherine, guanti, continuare a lavarsi le mani. E scanner test all'inizio, al ricevimento? Ma ricevimento anche lì c'è anche una distanza, anche il cliente dovrebbe, adesso se rimane la distanza anche più di un metro, bisogna vedere se con mascherina o senza mascherina, comunque tendenzialmente probabilmente è sempre meglio, però rimane, c'è sempre quel metro, metro e mezzo di distanza, quindi quello appunto si useranno le mascherine, come i camerieri in sala dovranno usare quelle, bisognerà igienizzare più volte un po' tutti anche gli strumenti, quello che viene usato, se ci fosse un cambio di personale al computer o alle chiavi, anche di non toccare anche le chiavi stesse delle camere, no? Che siano pulite mano a mano, che le abbia solamente il cliente, che non venga toccata dal personale e poi dal cliente, non deve esserci questo contatto, no? fra più cose, quindi bisogna avere sempre quegli accorgimenti, però tendenzialmente sarà un po' più da stare attenti, un po' di il centro benessere può essere uno di quei settori che verranno penalizzati maggiormente. Questo per adesso non era inserito. Dicono che la piscina con il cloro è un posto che potrebbe essere usato, che è già con il cloro igienizzato probabilmente maggiormente. Bisogna vedere nelle saune, ci diranno, siccome si va appunto magari con ciabattine, bisognerà mantenere, o anche in un bagno turco, entrare in due persone invece che in quattro, o usare quegli accorgimenti. In ascensore, se entra la stessa famiglia va bene, altrimenti due persone che sono diverse con la mascherina, e bisognerà un po' abituarsi a queste cose, quindi tutti avere le mascherine sempre pronta, attaccata al collo probabilmente, e un po' dappertutto andranno
disposti i dispenser e con il gel, anche la gente dovrà essere abituata a lavarsi più volte le mani, i dipendenti la stessa cosa, in cucina, no, con mascherine, cappelli, cose lavabili, calzature lavabili, no? Quindi bisognerà continuamente avere ancora di più di prima questi accorgimenti, però non mi sembra così impossibile la cosa. Anche in sala, chiaramente chi ha sale grandi, bisogna che ci sia anche lì, tra la persona e il tavolo vicino, almeno 1 metro di distanza. Quindi, chi ha sale da pranzo piccole dovrà eliminare un tavolo in mezzo, probabilmente. Quindi hanno dato la possibilità, sembra la provincia di Trento, di fare anche cambi di destinazione d'uso. Non so se hai una saletta che era sala lettura, può diventare momentaneamente anche sala Alla ristorante, ristorante. senza grossi problemi, bisognerà utilizzare nel caso anche altri. Mi sembra che tu bocci in maniera drastica i plexiglass. Ma è veramente brutto impersonale. Io capisco magari in banca o in altri posti, però se c'è già la distanza di 1 metro, 1 metro e mezzo, come dico, in questo disciplinare che hanno dato non ci sono inseriti, per fortuna. E devo dire, sarebbero bruttini anche in sala. Dopo, probabilmente chi ha la sala piccola, mettendo il plexiglass, probabilmente accorcia la distanza, no? Con il plexiglass in mezzo. Venire alla reception, avere un muro davanti. Muro, avere un vetro davanti che divide diventa ancora più impersonale questa cosa brutta di non darsi la mano, di non salutarsi, di non baciarsi. Però se rimane questo metro e mezzo con la mascherina, penso che sia già sufficiente. Ma questo sembra che nel disciplinare lo dicano anche. Quindi, se ti fanno stare in ascensore 2 persone distinte, puoi stare con un'altra persona con la mascherina, vuol dire che non serve anche lì un plexiglass in mezzo, se no anche lì. Diventa tutto molto esagerato, come può essere sul pullman o nella metro, anche lì se ti mettono il distanziamento tra una sedia e un'altra è sufficiente, non ci deve essere anche una delimitazione, no? Quindi speriamo anche noi, è già chiaramente molto, tra virgolette, brutto, perché c'è sempre un rapporto familiare di accoglienza, no, nelle nostre strutture, che ci appartiene, e fare a meno di quello diventa già un pochino difficile, credo, fare a meno di quel caloroso saluto che ci si vede, insomma, dopo un anno o dopo 6 mesi, no? Con clienti abituali, clienti nuovi, no? C'è l'abitudine, questa è una cosa naturale che abbiamo, e rinunciare a quello sarà già una cosa, direi, impegnativa, no? Ecco, che percentuale è stato il calo delle prenotazioni rispetto agli altri anni? O se i vostri clienti abituali hanno comunque mantenuto, non confermando la data, però un periodo, ecco, durante Ma l'estate? guarda, direi che dal 10 di marzo, i primi di marzo, 10 marzo, si è fermato tutto quello che erano le nuove richieste. C'è stata un'ottima partenza a gennaio e febbraio, abbiamo prenotato bene, come al solito, anzi molto bene, e infatti abbiamo abbastanza prenotazioni. Però poi marzo, che era un mese anche di consolidamento, e anche ad aprile, chiaramente tutto fermo, qualche richiesta qua e là, i clienti abituali che chiedono, poi abbiamo tutto rimandato un po' ai primi di maggio, metà maggio, quando si potevano sapere bene le cose. Ancora attualmente vediamo che ci sono delle proroghe, non si sa ancora. Adesso parlano di aprire ristoranti e bar i primi di giugno. Ma di Qua giugno, sì. in Trentino stanno parlando di anticipare al 18 di maggio, perché gli alberghi fondamentalmente potrebbero aprire. Non è che non possono aprire, però chiaramente non c'è utenza. Il problema poi era ristoranti e bar, che dovevano vedere anche quello. Quindi, una volta che apre uno e apre l'altro, poi è chiaro che devono aprire anche lo spostamento tra le regioni, che diventa fondamentale, perché se non puoi spostarti dalla Liguria e in Trentino, puoi tenere anche aperto, ma non, no, no, chiaramente non è che puoi dire è un giustificato motivo. E lì speriamo, perché parlavano appunto di giugno inoltrato, speriamo, io lo spero, lo auspico anche per il mare, perché magari la nostra stagione effettivamente parte lo stesso, sempre dal 10, 15, 20 di giugno, o 20 giugno comincia ad andare abbastanza bene, ma anche per il mare io me lo auspico anche per loro, perché chiaramente la stagione è solo quella. Quindi, se incominciano anche loro a poter lavorare in Adriatico, in Liguria, in Tirreno, a lavorare da ragazzi da dopo il 20 di giugno, comincia a finire, mi dispiacerebbe anche per loro, anche per i colleghi, perché siamo tutti sulla stessa barca. Quindi
dobbiamo cercare di fare tutti unità di intenti, quindi speriamo, chiaramente come dicono tutti, la salute è importante, è fondamentale, abbiamo dovuto chiudere, bisognava chiudere perché eravamo al limite, probabilmente perché con i contagi eravamo al limite, però anche adesso ripartire, bisogna ripartire perché l'economia, lo vediamo tutti i giorni, e te lo dicono tutti che stiamo per morire, ci sono tanti che non apriranno, quindi in sicurezza, con tutte le dovute precauzioni del caso, bisogna cercare di ripartire, quindi lo speriamo anche noi, come lo stanno facendo per altri. Stanno parlando di aprire i musei, no? Voglio dire, i musei che, voglio dire, adesso in questo momento, non per denigrare, ma non gliene frega niente nessuno, e magari tengono chiusi ancora i parrucchieri, i barbieri, altri settori che sono, dopo 3 mesi, sono anche fondamentali, voglio dire, però con le precauzioni bisognerà incominciare a vedere. Difatti per questo vedevo appunto ieri sera anche i servizi televisivi qua regionali o sui giornali oggi, c'è la volontà dai nostri presidenti di provincia, Compacere e Fugatti, sembra che vorrebbero dal 18 anticipare, come doveva essere inizialmente anche da livello nazionale, di anticipare, andare un passo avanti con i bar e i ristoranti. Quindi se le precauzioni sono quelle del distanziamento all'interno e uno ha le precauzioni, ha tutte i vari requisiti, perché no? Chiaro che i numeri devono essere bassi, perché dopo se poi i numeri invece riaumentano, come dicevano in Germania, che stanno riaumentando, chiaro che bisogna sempre stare attenti e stare anche alle persone, no? Perché dopo bisogna che tutti siano accorti e disciplinati. No? Vedevo anche ancora stamattina delle immagini lungomare con centinaia di persone, chi con la mascherina e chi senza. No? Bisogna stare, se sei in compagnia, bisogna stare con la mascherina. Non si può fare i furbi, giustamente, perché sennò sbagliamo. Quindi bisogna avere e fare quello che ci dicono, insomma, però bisogna dare la possibilità di ricominciare. Se tu dovessi fare una proposta, una richiesta al governo, cosa proporresti, cosa richiederesti? Ma io li chiederei adesso, a parte appunto di come aprire, come fare, no? Però viste le difficoltà di tutti, io penso che le proposte che ci hanno fatto, queste bocche di fuoco famose di tanti miliardi, quello che hanno buttato lì, sono tutti prestiti alla fine, prestiti con le banche e iniziative di questo tipo, quindi soldi che vanno restituiti, c'è già chi è in difficoltà, quindi proroghe sui pagamenti. E non sempre vengono accettati. Esatto, no? Ma e allora non è questo che serve, cioè magari serve anche questo per il prestito, però noi se avremo un incasso minore, però cerchiamo di avere i dipendenti, quindi lo stesso tenere aperto, anche se andremo probabilmente, spero non in perdita, ma quantomeno in pari, però cerchiamo di mantenere. Dovranno venirci incontro sul pagamento delle tasse con dei crediti fiscali, quindi dovranno venire con quello, perché allora lì mi danno modo di risparmiare dei soldi, mi facciano risparmiare il 30%, il 40% o il 20%, però lì risparmio. Se no, se uno va a farsi il prestito di 25.000 euro, 80.000 euro, poi deve ridarli comunque indietro, però comunque ha guadagnato di meno, no? Perché chiaramente tutti dicono, il ristorante mi guadagna, invece che avere 100 coperti ne ho 50, però i camerieri più o meno sono quelli, perché ho degli accorgimenti da seguire, io alla fine guadagno la metà. Allora fatemi pagare di meno sui contributi dipendenti, sull'IRAP, fatemi uno sconto, quindi un credito fiscale. Secondo me quello potrebbe essere un vero incentivo verso gli imprenditori, un risparmio su quello che è le tasse. No? Tenendo presente che ci saranno anche degli aumenti dei costi di gestione dovuti anche alle accortezze per avere su quelle che saranno le nuove disposizioni, per cui le mascherine, comunque i guanti, comunque la sanificazione, hanno comunque dei costi anche quelli che comunque andranno a incidere sull'economia aziendale di ogni struttura. Tutto, dovranno farci degli ammortamenti e delle scontistiche particolari su quelle fatturazioni lì, perché se prendo una macchina adesso bisogna vedere cosa puoi usare, all'ozono, non all'ozono, ma una macchina normale, parlano di 2.000 euro, una macchina che sanifica degli ambienti, no? Se bisogna utilizzarle, quindi sono anche soldi, insomma, effettivamente, però devono venirci incontro fattivamente, non con dei prestiti. I prestiti dobbiamo darli di ritorno, invece noi abbiamo mancato guadagno, sul mancato guadagno ci facciano risparmiare un credito fiscale di una percentuale in base a quello che è. Allora lì posso dire
ho guadagnato di meno, ma ho speso di meno anche nelle tasse, che sia l'IRAP, i contributi dipendenti, l'INPS, dove vogliono, hanno la libera scelta. Secondo me quella dei prestiti è proprio una bufala, che non ce ne facciamo quasi niente, perché comunque sono soldi che devi restituire. Dice, ho soldi a fondo perso o altrimenti una detassazione. Ma sì, perché fondi a fondo perduto poi diventa difficile, lo capisco, poi devono darmi i soldi a fondo. Invece sulla tassazione, ok, non li prenderanno ma non me li danno neanche, però io ai fin dei conti risparmio dei soldi. Un credito fiscale probabilmente è quello che andrebbero meglio su tutto e anche più semplificato, perché sulla dichiarazione dei redditi ti fanno pagare scontistica 30%, 40%, io dico minimo il 30% dovranno farlo, no? Però allora li risparmi, perché è una cosa tangibile che io non pago, quindi non devo andare a chiedere il prestito in banca per pagare quei soldi, no? E quindi è il doppio vantaggio. E sarà difficile perché non li vedo chi ci governa, non li vedo molto probabilmente in quest'ottica, però se siamo degli imprenditori, facciamo lavorare tanti dipendenti e ci mettiamo la faccia, ci mettiamo i soldi, ci mettiamo tutto, devono venirci incontro, perché alla fine, se no, se teniamo chiuso, i miei 15 dipendenti di quest'estate stanno a casa e cosa guadagnano? La disoccupazione, che poi va a finire, i bonus, dobbiamo pagare noi 600 euro mensili e tutte le varie cose che fanno, no? Reddito di cittadinanza e avanti così, o i bonus spesa o altre cose. Io invece tengo aperto, ci mettiamo lì, nonostante sappiamo che lavoreremo di meno, però facciamo lavorare migliaia di persone, no? Ecco, volevi ancora aggiungere qualcosa? Ma no, io spero, come dico, che abbiamo detto un po' tutto, speriamo insomma di poter ripartire, ci siano le condizioni e che questa cosa, che a livello mondiale, devo dire che è una cosa che nella sfortuna, però insomma, essendo a livello mondiale, forse siamo tutti sulla stessa barca e quindi sicuramente per venirne fuori è meglio. Se fosse solamente l'Italia o determinati stati, invece Italia, Francia, Germania, Spagna, New York, Stati Uniti. Quindi per venire fuori da una crisi del genere bisogna che tutti partiamo dal basso, perché sennò diventava indubbiamente più se era più limitata come sembrava all'inizio all'Italia e basta, sarebbe stata veramente dura. Invece così dovranno tutti partire alla stessa linea e dire vogliamo salire, nessuno è più bravo dell'altro, no? Si è visto in Francia, in Inghilterra, Boris Johnson, che sembrava all'inizio che se ne fregasse, la gente anziana deve morire, è finito anche lui in ospedale, no? Quindi anche lì tutti chiuso, quindi abbiamo visto che quello che si è rivelato alla fine è un problema drammatico a livello mondiale. Speriamo quindi tutti di venirne fuori. A livello turistico anche lì siamo noi, siamo la montagna, siamo il mare, siamo le città d'arte, Firenze, Venezia, Roma, è un macello per tutti, quindi speriamo che con questa grande volontà di ripartire ci permettano di ripartire per tutti, e che anche la gente ha bisogno, poi dopo un periodo del genere, probabilmente chi se la sente, perché tutti se la sentiranno, però di venire e rilassarsi un po' in vacanza, no? Perché ci sarà anche il problema lì, non tutti se la sentiranno, non tutti avranno i soldi per venire in vacanza e non tutti avranno le ferie per venire da utilizzare, perché molti hanno fatto ferie forzate a casa, no? E quindi bisognerà vedere vari aspetti. Gli stranieri non verranno perché ci hanno un po' bandito nell'ultimo periodo, ho sentito addirittura ieri che c'è un corridoio preferenziale della Germania e l'Austria verso la Croazia e la Slovenia, e che ci taglierebbe fuori anche quindi le zone nostre, anche del mare Jesolo, Adriatico, che lavorano Caorle, che lavorano tanto con tedeschi e austriaci, o il lago di Garda, e che avrebbero una sorta di accordo per addirittura convogliare i turisti tedeschi e austriaci verso Slovenia e Croazia. Io spero che non sia così, che una volta che siamo usciti da questa situazione difficile si possa ripartire tutto, e quindi me lo auguro per i nostri tutti i colleghi
del nostro settore, che l'Italia vive di turismo tutta dal nord al sud, ai laghi, quindi speriamo, insomma, che si possa ripartire, che ci sia la voglia anche dell'italiano, alla fine non andranno all'estero, quindi che ci sia la volontà di stare in Italia.
Eccoci. Enzo, ti rimando il codice. Scusate, c'è stato un problema tecnico dovuto all'interruzione della rete telefonica. Riprendiamo fra 2 minuti con i saluti appunto a Enzo Iori. Grazie.